Ma ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenutissimi in questo nuovo video. Un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Infatti spulciando su Instagram o chiacchierando con i miei amici e quindi confrontandoci, ho visto che uno dei passatempi sicuramente più in voga per questa quarantena è quello di cucinare. Si vede anche dai chili che un po' tutti stiamo prendendo. E in tanti mi avete chiesto di portarvi una videoricetta, però sapete bene che io e la cucina siamo due cose abbastanza, se non totalmente contrapposte. Infatti sul mio canale ci sono solo ed esclusivamente due ricette, due merende per bambini, ma molto 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 basic. Ma in ogni caso ho deciso di accontentarvi, e per non finire in un epic fail, perché sicuramente quello sarebbe il risultato con me, ho chiesto l'aiuto di Marco Tito, il nostro Marcolino, che ci aiuterà a preparare una merenda gustosissima e super veloce. Ora sigla e poi ci trasportiamo immediatamente nella cucina di Marcolino. Sigla! Ciao ragazzi e ciao ragazze, ma soprattutto ciao bimbi e ciao bimbe. Il re del tubo mi ha chiesto di preparargli una ricetta perché lui non sa fare le ricette gustose, non sa cucinare, e quindi lo accontento subito. Andremo a preparare un dolce al cucchiaio per tutti i bimbi, per tutti i golosoni, una crema pasticcera alla Nutella con una granella di biscotto e della frutta. Vi faccio vedere in pochissimi passaggi come prepararlo, vi faccio vedere subito gli ingredienti. Allora, ci servirà una crema spalmabile alla nocciola o al cioccolato, la classica Nutella, io ho questa. Poi delle uova, due rosse esattamente, del latte, della farina e dello zucchero. Vi faccio vedere subito la preparazione e andiamo ai fornelli. Allora, sono andata a dividere i bianchi dai rossi, ho messo due rossi e vi do le dosi sia dello zucchero che della farina a cucchiai. Andiamo a mettere su due rossi 3 cucchiai, anzi facciamo 2 cucchiai e mezzo di zucchero e iniziamo a mescolare col mestolino lo zucchero con le uova. È una ricetta veramente velocissima. Una volta che viene questa composizione qui, andiamo ad aggiungerci un cucchiaio e mezzo di farina, più o meno così, uno e mezzo, e andiamo anche questa qui ad amalgamarla con lo zucchero. Se fa grumi non vi preoccupate, poi vi faccio vedere il segreto. L'importante è che la farina, lo zucchero e le uova e viene questa composizione qui. Andiamo ad aggiungere il latte più o meno su mezzo litro, io ne metterò 250. Andiamo ad aggiungere il latte e mescoliamo finché non ci sono più grumi, si sta già sciogliendo. Dobbiamo mescolare molto velocemente. Io vi consiglio di usare una frusta, siccome la frusta non ce l'ho userò questo. Guardate, i grumi si sono già sciolti, vi faccio vedere bene, guardate, si sono già sciolti tutti i grumi. Adesso che i grumi si sono sciolti, andiamo ad aggiungere 250 ml di latte, più o meno la metà del cartone, sempre mescolando, e portiamo a ebollizione. Dobbiamo sempre girare e portiamo a ebollizione, così girando in continuazione non si formeranno grumi e la crema pasticcera verrà bella liscia.
più o meno fino a 5 minuti, 4-5 minuti, fino a quando arriva in ebollizione. Allora, ho mescolato e questa è la consistenza della nostra crema pasticcera. Guardate che bella liscia. E possiamo andare a spegnere. Facciamo raffreddare un pochettino e andiamo a impiattare. Nel frattempo ho messo un cucchiaio di Nutella in un bicchierino che andiamo a scaldare al microonde. Se non avete il microonde potete scaldarlo a bagnomaria mettendo in un pentolino un goccio d'acqua calda, ci andiamo a mettere il bicchierino dentro fino a quando la Nutella si sarà sciolta, andiamo a metterlo in microonde. Eccoci qui, allora ho preparato tutto il necessario per andare a comporre il nostro piatto finito, quindi la nostra crema pasticcera, la Nutella sciolta al microonde, ci ho aggiunto proprio un goccino di latte, ma un goccino tipo mezzo cucchiaio di latte per scioglierlo bene, della banana tagliata a fettine, del kiwi, e io per come cookie andrò a usare questi cookie della Orosaiva, che sono dei cookie frutti rossi, nocciole, molto molto buone. Andiamo a comporre il nostro piatto. La crema pasticcera è venuta veramente buonissima, ragazzi. Andiamo a comporre il nostro piatto. Una volta, ovviamente, prima di gustarla, andiamo a far freddare in frigo. Questa è la nostra crema pasticcera. Andiamo a metterci la nostra Nutella sciolta. Guardate che meraviglia, ragazzi. Andiamo poi a mettere un cookie granulato, spezzettato, così, e vi posso assicurare che è veramente buonissima. Ci mettiamo come decorazione della banana, kiwi, e anche sopra la frutta ci andiamo a mettere, che non fa mai male, un goccio di cioccolata. E la rimanenza lo mettiamo sopra qua. Questo è il nostro piatto finito ed è un dolce per bimbi veloce al cucchiaio, e vi posso assicurare che è veramente buonissimo. Ma andiamo a fare il nostro assaggio. L'ho fatto freddare un pochettino in frigo, andiamo ad assaggiarlo. Molto 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 buono, veramente buono, veloce. Scusami, re del tubo, ma lo finisco tutto perché è buonissimo. Vi consiglio di provare a farlo. Spero che basta. Se no lo finisco tutto. Spero che questa ricetta sia piaciuta a voi, a re del tubo. E vi mando un grosso bacio e grazie a tutti quanti, soprattutto grazie a Re del Tubo per avermi coinvolto in una ricettina veloce per bimbi, visto che un dolcino me lo mangio volentieri. Top! Un bacio e ci vediamo presto, ciao! Ed eccoci qui ritornati, ragazzi. Naturalmente ringrazio tantissimo Marcolino per questa buonissima crema pasticcera con Nutella al cucchiaio e granella di cookies. Mi raccomando, è super veloce da preparare e anche super facile, o almeno così mi è sembrato dal procedimento. Anche io proverò a farla, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa ricetta, se anche voi proverete a farla, se avete provato a farla, come vi è uscita, e soprattutto se volete altri video di questo tipo. Vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando,
restiamo a casa, vi voglio bene e noi, come sempre, non ci vediamo presto, ma presto.